Cari amici di Napoli Calcio News, benvenuti al racconto di questa giornata di ritiro a Castel di Sangro, la terza degli azzurri. Quest'oggi è andata in scena la presentazione di due nuovi acquisti, Amir Rahmani e Victor Osimhen, nel teatro di Castel di Sangro, alla presenza anche del vicepresidente azzurro Edo De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tante le domande per i due nuovi calciatori. Partiamo da Osimhen, che era sicuramente quello più atteso. Osimhen ovviamente era in compagnia della traduttrice, visto che non parla ancora ovviamente l'italiano. E per quanto riguarda le domande che sono state poste dai colleghi, Osimhen è stato chiaro: voglio dare il massimo. Napoli è stata una scelta per me importante. Avevo paura del razzismo, ma poi ho visto con i miei occhi la città e mi sono ricreduto. Osimhen ha anche sottolineato il fatto di come si sia allenato durante il periodo di pausa del campionato francese e di come, nonostante il Covid, abbia cercato sempre di mantenere una forma eccellente dal punto di vista fisico. E ha detto anche che in questo ritiro si sente quasi al 100%. Ovviamente, per dare il massimo, bisogna allenarsi e giocare. Quindi, Osimhen è pronto. Napoli per lui è una scelta importante per la carriera, sia per il presente che per il futuro. Idee molto chiare, anche detto che per quanto riguarda i sogni, bisogna sempre crederci. E che bisogna sempre lottare e mai arrendersi, anche facendo un riferimento ai tanti bambini magari che vivono nelle periferie di Napoli e che vogliono diventare da grandi dei calciatori. Lui che è nato e cresciuto nella periferia di Lagos in Nigeria. Passando a Rahmani, invece, dichiarazioni molto dirette da parte dell'ex difensore del Verona. Per lui Napoli è stata la primissima scelta, non ha mai voluto altre squadre e lo stesso Giuntoli ha poi dichiarato che dopo le prime giornate di campionato l'interesse per Rahmani era balzato agli occhi della società. C'era già la concorrenza di un club, non è stato specificato quale, ma alla fine il Napoli si è mosso in tempo con il Verona per chiudere questa trattativa in anticipo. Lo stesso difensore ha poi dichiarato di essere sorpreso da alcuni dati statistici che lo riguardavano. Nell'ultima stagione è stato il calciatore che ha recuperato più palloni in Serie A e si augura ovviamente di ripetere le prestazioni fornite a Verona anche quest'anno a Napoli. Ha anche dichiarato che gli piacerebbe segnare il suo primo gol in Serie A. Ci è andato vicino lo scorso anno, essendo uno dei difensori che ha tirato maggiormente in porta nel campionato. Lo stesso Giuntoli ha poi parlato anche del mercato, dicendo che comunque la squadra ha già delle risorse, Gattuso punterà sui giocatori che ha a disposizione e che non è detto che per migliorare una squadra bisogna per forza ricorrere al mercato, anzi a volte le forze si possono anche reperire in casa, quindi ancora un segnale diciamo non proprio positivo per quanto riguarda il mercato in entrata, ma sappiamo che il Napoli prima dovrà procedere alle uscite con Haaland che sembra sempre più vicino all'Everton e la situazione che riguarda Koulibaly che sicuramente avrà degli sviluppi nei prossimi giorni con il Manchester City che sembra essere l'unica squadra in corsa per il difensore azzurro. Questo è il diario della giornata da Castel di Sangro. La squadra si allenerà nel pomeriggio. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci su www.napolicalcionews.it.